Questo sembra interessante. Play, play. Micchia. Ah, ma... ma io credevo che fosse... Time is both life and currency. You can buy abilities here. Ok. Tipo questa. Ha l'abilità di teletrasportarsi in avanti con LB. Ok. Rimettiamo solo chat. Ma l'ho acquistata sta bastarda di abilità o che cosa? Perché con LB non ho fatto un'ostrega. Enemy attacks drain your time. Ah, ok, teletrasporto per fare queste cose. Per passare da una parte all'altra. E mo che minchia devo fa? Questo diciamo che sembra è quello più interessante di tutti. Di tutti e tre. La miseria. Time is distorted to slow down enemies. Ok. For a short period of time, shoot projectile during a few seconds. Allow become immobile to shoot a beam of energy. No. Un torrente di co. No. Talal Mitza Blast. No, voglio questo qua. Quello che piace al senza mani, ovvero far rallentare il tempo per poter sparare ai nemici. Sì, ok, ci aumentiamo la velocità. Ah, guarda uno, io lo provo, lo apro, se mi cadono le balle basta. Però questo qua è già diciamo, sembra migliore rispetto agli altri. Tutorial! Ah! Me ne frega un cazzo! Lo faccio subito! Sto God Strike spinge però, eh. Soprattutto mi spiacciono i Twin Stick. Ovvero che ti muovi con uno e con l'altro spari. No! Bastardo! Mamma mia, se sui un champion of the world a questo gioco! Suka! Taglio! Sconfitto! Spero! Oh, ciccio! Uè! Ah, minchia, lo devo sconfiggere tre volte, cane maniaco! Certo, che se magari uso... se usassi il potere e poi lo beccassi anche quando sparo, diciamo che sarebbe un attimino meglio, ecco. Ah! Ha un fame! No! Dov'è che si prende l'energia? Sono le palline blu l'energia, mi sa. Ha tre barre? Sì. Come i boss di Sekiro. Ma se io gli sparo alle spalle... Uè, 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 uè! Ah! No! Vaffanculo, sono morto al tutorial! Però non è male. Mi piace. Certo, se poi gli vado in bocca sto pezzo di merda infame. Cioè, devo soltanto capire se c'è un modo per riavere un po' di vita, ecco. Un pochino. Giusto un pochino, non chiedo più di tanto. Uè, 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 uè! Suka bastardo! Se chi non sbaglio ci sono tipo certi boss che li devi ammazzare tot volte. Me lo ricordo perché guardavo tipo i video di quei due sul server e appunto c'erano i boss con le cose.
Tra l'altro, le predico una cosa, che sarà molto contento lei, dato che ti piacciono i platform. Oggi ho acquistato, anche 4, oggi ho acquistato ben 6 giochi piattaforma, erano scontati e quindi mi sono sentito in dovere di acquistarli. 3 li avevo già giocati, invece altri 3 non li ho mai giocati. Quindi quando finirò Ori, quando non saprò cosa portare, porterò quei giochi lì. Allora, 3 li avevo già giocati, ovvero ho preso la Insane Trilogy dei Crash Bandicoot, che comunque fanno sempre piacere, come giochi, almeno a me piacciono e mi farebbe molto piacere rigiocarli. Vaffanculo. E ho preso il bundle con la Insane Trilogy CTR e con la trilogia di Spyro. Minchia, sono morto ancora. Ho preso un super bundle con dentro 7 giochi, ovvero Crash Team Racing, la trilogia di Spyro e la trilogia di Crash. Quindi se vi può interessare, in questo caso se le può interessare, caro Senza Mani che si trova qua, quando finirò Ori e quando non avrò, diciamo, nulla da portare, porterò prima Spyro, perché vabbè, quello lì sarà la prima volta che ci gioco, quindi lo giocheremo tutti insieme in live, e poi porterò anche la Insane Trilogy. Semmai tipo prima porto Spyro 1 e poi Crash 1. Se vi va possiamo fare così. Prima gioco il primo Spyro, poi il primo Crash, secondo Spyro, terzo, il secondo Crash, eccetera, eccetera. Certo, io magari riuscirò anche a battere uno di questi stronzi, dato che siamo al tutorial, puttana Eva, sarei anche felice. Ma vedo anche che sono storto. Crash è sempre bello tranne il quarto sinceramente non mi è piaciuto neanche un po'. Purtroppo non ci posso fare niente. Cioè, ha delle parti belle per l'amor del cielo, eh. Però non mi sono divertito. Non mi sono divertito neanche un po'. Invece Spyro sarà la prima volta che li giocherò. No. Oh, sto God Strike non è male, questo qua mi ricorda molto la boss fight con chi era? Dingo Dile di Crash Bandicoot 2. Tantissimo mi ricorda. Ma mi prende con quell'attacco lì. Boh. E poi vabbè, ogni tanto magari mi farò anche una partita CTR. Quanto ho giocato in un periodo che non avevo cazzo, devo ridargli un'occasione. Sinceramente non. Io l'ho trovato nelle ultime fasi, anzi anche già da metà gioco, molto frustrante. Erano difficili anche i primi tre, ma non erano come il 4, porca troia. Non erano assolutamente come il 4, il quarto. Basta con sti attacchi, bastardo. Cioè, almeno vorrei arrivare all'ultima parte, che poi crepo. Chi me fregano ha messo le balle rosse, bro. No, ste cose qua che ci crepano un'altra volta, Cristoforo Colombo. Che non sono capace a non prendere le palle. Aia. Ma ha preso.
Easy mode, tra l'altro, mandato. Vaffanculo sto cazzo de God Strike. Usciamo. Benvenuto a Provincence Oak. Grazie per aver giocato alla demo. Questo non è non è ancora la forma finale del gioco, perché è sotto ancora il lavoro. Potresti trovare qualche bug o qualche altro problema. Uscirà il 1° di settembre. Un altro bellissimo gioco in inglese. Qua siamo una poliziotta, se non mi ricordo male, e dobbiamo andare in giro a poliziezzare. Finita la live, vado a vedere di scaricare altre demo, che semmai le scarico e me le registro domani. Poi ragazzi, la prossima live che farò sarà domenica con le ultime demo, con quelle più belle. Purtroppo sono in ordine alfabetico, e quindi ad esempio Tunic, che secondo me Senza Mani ti piacerà tantissimo. C'è Tunic, Sable e dopo non mi ricordo. Esatto. È divertente programmare quando sei parte della tua vita. È una ragione per il quale stiamo lavorando nel giorno del lavoro per creare un party incredibile, e sono grata che sono arrivata alla fine del progetto. Già iniziamo male con sto gioco, vo sto a di proprio. Proprio vo sto a di. Sta suonando il telefono. Salve. Spero di non averti svegliato. Ma perché ho scaricato codesto gioco? Mi sa che cambiamo immediatamente gioco? Mi sono già cascate le palle? Allora, cambia gioco. Arrivederci lago, è stato bello per quanto è durato, ma lo sapevo che andava a finire così.